Qui vediamo spiegata in maggior dettaglio qual è l'origine di questa forza frenante che si oppone all'uscita del pendolo dal campo induzione magnetica. Diminuisce il flusso magnetico attraverso l'area del pendolo e quindi si generano le correnti parassite di Foucault in senso antiorario, cercando di ripristinare quelle linee del campo B che vengono a mancare perché il pendolo sta uscendo dal campo B esterno. Prendendo per esempio una di queste correnti di Foucault, questa, i portatori di carica che scorrono e che quindi ruotano insieme alla corrente, sul lato sinistro di questa corrente subiscono una forza che è la forza di Lorentz verso sinistra. Sul lato destro invece di questa corrente non c'è nessuna forza di Lorentz perché qui non c'è più campo magnetico. Il campo magnetico infatti finiva in questo punto. Ecco quindi che si genera una forza netta dalla parte opposta rispetto al moto del pendolo.